dall'ultimo istante, una soddisfazione più bella dopo tante sofferenze. Sì, sono contentissimo, come ho detto prima, è la prima volta che mi capita di segnare al 90esimo, cioè diciamo, l'ultimo secondo, è un'emozione bellissima, poi anche visto il momento che stavo passando, abbastanza difficile, 5 mesi ovviamente che non vedevo campo, sono molto contento. Ovviamente. Sei stato bravo a calarti subito nella partita, hai giocato 7 minuti in pratica. Sì, sì, certo. Anche domenica scorsa quando sono entrato con l'Akras c'era quello da fare. Ancora non sono, il top della forma è molto molto lontano, però cerchiamo tutti quanti quando entriamo di dare una mano a quello che possiamo fare, a livello tecnico, a livello di corsa, di cerchiamo di dare il massimo. Oggi sono riuscito, per fortuna, siamo contenti. Quanto conta per te dopo tutto il periodo nero che hai passato questo gol? Diciamo che conta parte per me, che è sempre bellissimo, però era importante per la squadra, comunque da 8 passare a 11 è importante. Stiamo provando ad avvicinarci, stiamo dando continuità ai risultati finalmente, e quindi sono più contento per quello che per l'altro, che per me stesso. Diciamo. Hai qualche dedica in particolare per il gol? No, come sempre è la mia ragazza. Quanto tempo ci vuole per entrare in gol, insomma, per recuperare l'infortunio? Vabbè, quello dipende sempre da tutto, però diciamo che io sono stato proprio 5 mesi fermo senza fare niente. Sono entrato 2 settimane durante il ritiro, proprio ho subito un altro problema, è stato fermo pure altri 3 mesi. Quindi secondo me altre 2 settimane per entrare in una condizione accettabile ci vogliono. Non guardi, prego. Una domanda per tutte e due, possiamo dire che questa vittoria in extremis compensa il pareggio della Paganese all'ultimo secondo? Sì, abbiamo parlato prima allo spogliatoio, ho detto questi qua sono i punti che abbiamo perso con la Paganese. Quindi, cioè, come ho detto, il 90esimo è bellissimo, cioè, soddisfazione immensa. Su Facebook già ci sono gli stati, se è bella come un gol al 90esimo, buon fatto. Tre domande per Francesco? Ok, grazie. Grazie a voi. Di Maio, domanda. Sergio, con Zavettieri ci stai scoprendo bombe. E già il secondo quello che mi chiede. No, vabbè, è tutto casuale. Non ci mettiamo la testa. Io sono un terzino, io mi sto adattando io a questo nuovo ruolo, che poi stia venendo il gol, sono contento perché è frutto dell'impegno, penso che ci sto mettendo anche della fortuna, insomma. Sono contento di fare questo ruolo o quell'altro, insomma, per me non fa differenza, è importante dare una mano. Ti ha già capitato in passato di giocare con continuità al centrocampo? Era da un po' di anni che non ci giocavo, sempre per esigenze comunque, perché ti ripeto, il mio ruolo naturale è quello di terzino, di quinto di centrocampo, con 3 in difesa, insomma, quindi è comunque un adattamento il mio, però era da un po' di anni che non lo facevo. Altre domande per Sergio? Il campionato ha cominciato un po' maluccio, no, rispetto alla grande campionata dell'anno scorso, poi adesso ti stai tornando un po' quello dell'anno scorso. Cosa provi, diciamo, il perché, diciamo, della falsa partenza e adesso come ti senti, insomma, ti vedi che sta bene? Diciamo che c'è un po' caduto il mondo addosso quando non riuscivamo ad ottenere i risultati che speravamo di ottenere fin da subito, perché ti dico la verità, siamo partiti con buoni propositi, ma è venuto a mancare sin da subito quello spirito che ci ha contraddistinto la scorsa stagione. Non per scarso impegno, non per mancato attaccamento alla maglia, perché questo penso che non sia proprio considerabile né da parte mia né da parte di nessun altro, è solo che ci esistono i momenti per tutti, anche di forma mentale oltre che fisica. Quindi ho aspettato, ho lavorato più sodo di quanto normalmente faccio e magari adesso sta venendo tutto un po' più facile. Anche il cambio della guida tecnica ti ha agevolato, no? Guarda, sinceramente io sono sempre lo stesso, ci metto quello che posso indipendentemente da tutto. Più che altro l'esonero di Mister Ciullo ha fatto scattare in noi qualcosa perché le responsabilità sappiamo che sono state le nostre prima che le sue, quindi è come se fosse scattato qualcosa che ci ha fatto subito rientrare, insomma, a pieno regime ed essere concentrato in 100%. Ti piace questo nuovo ruolo di esterno a centrocampo? Sì,
Sì, io, ma a me piace perché mi piace attaccare, però ti ripeto, preferisco essere un quinto, un terzino a quattro, insomma. Conosci Branco, ex terzino del Brasile del 94? Era un terzino, giocava nel Genoa. Era un terzino che giocava nel Genoa, che a te vedere Vito, che spesso andava in avanti, aveva un buon tiro. Tu ti ricordi molto il suo calcio, calcio un po' alla brasiliana. Me lo vado a vedere. Altre domande? Grazie.